tutti Pokefanatici e bentornati sul mio canale, io sono FuroBintendo. E oggi siamo tornati su Pokémon Spada per fare il nostro 17° episodio. Prima di iniziare però, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Pokémon Spada. Allora, in questo episodio andremo avanti dopo aver sconfitto Fabia, che Dio santo ci ha messo 2 giorni per batterla. Due! Aspetta, Sonia, che qua ho visto qualcosa di utile. Evidilizzante Mox. Oh, finalmente. Allora, che c'è? Chissà che sarà successo la sua. Dai, andiamo a vedere. Vai. Allora, potreste notare che la webcam è un po' diversa perché ho fatto un po' di modifiche. Ok, bene. Forza, forza. Butta giù tutto. Troveremo quelle di Siostelle costi quel che costi. Il presidente sarà alquanto felice quando vedrà tutte le Desio Stelle che gli porterò. Sei davvero se il Pokémon del presidente rosso, dovresti sentirti onorato di cercare Desio Stelle per lui. Su, più impegno. Allora? Oh, di nuovo tu! So cosa hai in mente, vuoi trovare tantissime Desio Stelle per ringraziarti il presidente. Buona tattica, ma non funzionerà. Non te lo permetterò, nessuno ti frapporrà tra me e i miei piani. Ok, Beat, fatti sotto. Cosa mandi per primo, mio caro Beat? Glosion. Ah, il coso di Melmo, ok. Ok, George. Allora, iniziamo. Iniziamo con un tamburo attacco, vai. Tamburo attacco. Ehi, gli ho già tolto tutto, che bello. Bene, addio. Bene. Come testo mi sono fatto un'idea. Sì, lo so, sei un incapace, lo so. Allora, un attimo che avvicino meglio il computer. Ok. Ho rimesso anche Scrooge, quindi manca. Quindi va bene. Vita sarà Atrem. No, continua a lottare, dai. Atrem. Che cos'è? Psico? Immagino. Sarà. Stavolta facciamo un foglia magica, vai. Non è molto efficace, eh. Non credo che è rimasto senza fiato. Non tanto, però ok. Di coraggio. Ok. Facciamo un foglia lama stavolta, chissà se toglie di più. Ehi, alla faccia! Di coraggio, ok, dovrei arrivare più o meno a metà vita. Infatti. Foglia lama di nuovo e dovremmo aver finito con quest'altro Pokémon. Poi gliene rimangono due. Ovviamente lo cura! Perché lo curi, Beat? Vai, foglia lama. Foglia lama di nuovo. Dovrei ucciderlo così. Dovrei almeno, infatti, vai. Allora, Baltoise sarà a livello 32, bene. Balton sarà a livello 33. Ho rimesso la squadra di prima dopo la Lega. Totorita. No. Chi è Totorita? Ah, questo qui, ok. Un altro psico, vai, foglie lame. Tenuta vita. False lacrime. Quindi che fai? Indebolisce, ok. Ok, un altro foglie lame, dovrei sconfiggerlo, fine. Dovrei. Ok. I tuoi Pokémon psico, mi spiace mio caro Beat, non sono per niente efficaci, vai. Farfetch'd sarà a livello 30. Privazione, penso di sì, vai. Al posto di... Non lo so. Al posto di taglio furia, vai. Cosa ti serve con l'attacco con le ottero? Non lo so, vai. Vai, privazione, che è molto efficace su alcuni Pokémon. Ponita. Dove lo trovi un Ponita? Me lo spieghi, te lo ne voglio uno anch'io per la mia squadra. Ok, come ti pare, lamentati. Grammi, grammi. Ponita, ok, allora. Aspetto normale, stavolta me lo dice. Vai, l'amo stoccata. Sperando che gli faccia qualcosa. Sì, metà vita più o meno. Agilità. Ok,
che fai? Ti diventi più forte? Sì. Non fa niente, però ok. Un'altra rama stoccata e forse dovremmo aver finito. Forse, non lo so. E inizia prima lei. Porco cane! A quanto pare deve avergli messo un attacco veloce con questo Ponyta. Va bene. Ciao Ponyta. Fine! Bene! Beta, addio! Impossibile, deve esserci un errore. Esigo che questa lotta si rifaccia da capo. 4200 soldi. Perché? Perché ti intrometti? Eppure sono stato scelto dal presidente in persona per battere il campione. Io faccio parte dell'elite destinata a farsi carico del futuro di Galar. Sfida palestra e beat. Mi chiedevo a cosa ti servisse il copperage che hai preso in prestito dal presidente Rosman. Deturpare così barbaramente un monumento prezioso è assolutamente inaccettabile. Che importanza vuoi che abbia questo vecchiume, paragonato ai mille anni di gloria che attendono a Galar? Sei davvero così ingenua? Come puoi sperare che ciò sia utile al presidente Rose? E con che coraggio ti definisce sua segretaria? Beat. Mi duole ammetterlo, ma mi hai profondamente deluso. È vero che sono stato io a salvarti dalla tua solitaria infanzia. Vedevo del talento in te, mi ricordavi me da piccolo. Per questo ho deciso di darti un'opportunità e ti ho mandato alla scuola per allenatori. Mi secca davvero dirlo, ma mi hai profondamente deluso. Non sei degno di partecipare alla sfida delle palestre. Decideremo quali provvedimenti prendere nei tuoi confronti. Per il momento torna a Knuckleburg. Sta scherzando, vero? Squalificarmi dalla gara significherebbe ammettere di aver commesso un errore. Le ricordo che è stato lei a scegliermi. Bette, mi spiace, ma devo prendere in consegna tutte le tesi stelle che hai raccolto. Sonia, Fura, sono costernato per questo disastro. Mi rattrista molto vedere un promettente sfida palestra uscire di scena in questo modo. Ma nello sport è importante assicurare la massima certezza. Una volta ho visto una sfida di Beat in TV. Durante la lotta hanno accennato al fatto che non ha una famiglia. Il presidente lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Ed è per questo che Beat lotta anima e corpo per lui. Ah, chissà se è ancora possibile salvare queste rovine. L'incidente ha riportato alla luce queste rovine. E sembrano proprio rivelarci qualcosa sulla leggenda di Galar. Già, più che eroi saltano agli occhi quelle due figure in primo piano che hanno tutta l'aria di essere dei Pokémon. Non solo, sembra che questi due Pokémon stiano usando una spada e uno scudo. Hai notato qualche altro dettaglio interessante? Esatto, gli eroi della leggenda erano due. Ma allora perché la statua del Baudiu Yin ne raffigura solamente uno? Queste rovine sono più antiche delle statue e degli arazzi, di certo sono più fedeli alla verità. Ciò significa... Ero giunto alla stessa conclusione. Con il passare dei secoli, per qualche motivo, i due Pokémon sono stati assimilati alla spada e allo scudo che usarono. E sono come scomparsi dalla storia. Due giovani eroi con due Pokémon al loro fianco, come una spada e uno scudo. Ma perché celare la verità dietro un murale? È merito tuo se abbiamo fatto questa scoperta. Incredibile, grazie, ti meriti un regalino.
Metticela tutta nella sfida delle palestre. Prossima tappa, Piquidilli. Interessante, molto interessante, mia cara Sonia. Comunque, prima di andare avanti, io vado un attimo a curarmi, se non vi spiace. Ok, adesso mappa città, allora. Quindi dov'è che devo andare? Devo andare su, sì. Quindi devo andare a destra praticamente. Va bene, dai, andiamo a destra. Che lì, teoricamente, da quanto ho sentito, dovrebbe trovarsi un Pokémon che mi serve per la mia squadra. Da quanto ho sentito, almeno. Dai, andiamo. In questa foresta. Che ci sono entrato un po' di volte tanto per, però va bene, ormai che ho fatto chissà che cosa. Grazie anche al cielo. Ripeto, grazie al cielo. Bosco Brillabirinto. Allora... qua chi c'è? Niente? No? Qua ci sono dei Pokémon che non mi servono. Prima qui ogni volta che sono entrato c'era il Team Yellow. Non so perché. Due cure totali che non servono a niente, dannazione. Oddio mio. Non c'è niente qui. Perché c'è sto tizio qui? Boh, non lo so. Com'è? Cioè, fammi capire dove... Va bene, affrontiamolo. Credo. Aspetta, accendiamo un po' ste luci. Ah, serviva per attirare uno di sti Pokémon qua. Impidimp. Non ci tengo a catturarlo, però va bene. Lo affronto tanto per. Allora, tamburo attacco, vai. Spiega attacco non è molto efficace, però ok. Tamburo attacco dovrebbe quasi ucciderlo. Anzi, l'ha ucciso, però ok. Bene. Araquanid sarà a livello 34. Bene. Adesso come diavoli si procede di qua? Da affrontarlo mi sa. Vabbè, lo affronto. Che vai, fai in giro? Se i tocchi illuminano bello, vero? Sì. Vai, allora, chi c'hai? Sei uno chef, no? Sì, Giuseppe. Allora, che cosa hai per me? Inseri, ok. Ok, George. Fallo nero. Capito perché è bianco, quindi. Vai, la smetto. Allora, iniziamo con un foglia magica, vai. Metà vita, più o meno. Scudo acido. Ok, si rafforza, ok. Niente di che. Foglia lama, vai. Dovrebbe fargli qualcosa. Esatto, l'ha imploso proprio. Ciao, Misery. Allora. Crampi, scusate. Giorgio sarà a livello 39, quasi 40, che bello. Chi sei? Sinistea. Sinistea. Chi è Sinistea, boh? Sinistea, allora. Ah, questo qua è tipo spettro. Aia, forse non è stata una buona idea tenere lui, però ok. Il gioco attacco non è molto efficace, però ok. Vai, tamburo attacco. Perfetto. Per poco, Scrooge, dannazione. Shinotic. Mi ricorda qualcosa Shinotic? O sbaglio? Ah sì, lo conosco sto Pokémon, ok. Vai, ramo stoccata, vai. Non gli fa niente. Dannazione, sgomento. Ok, non fa niente. Voglia magica, forse gli toglie qualcosa, forse. No, niente, dannazione. Magica assorbimento, Cristo santo. Adesso recupererà praticamente tutto. No, strano. Ok, tamburo attacco forse fa qualcosa, non lo so io. Ho finito le idee. Ok, gli toglie qualcosa in più. Ok, l'ha pure indebolito, perfetto. Sgomento, ok. D'accordo. Ah, foglie lama. Non lo so. Non posso sfruttare sempre quell'attacco lì. No, per poco, dannazione.
L'amo stoccata, dovremmo aver finito, vai. Infatti, vai, fine. Bene, addio Shinobis. Bene. Croce sarà livello 32, finalmente. Fango bomba. Ovvio che devi imparare fango bomba. Fango bomba è fondamentale per i tipi veleno. Allora, al posto di... non lo so. Al posto di polifumo, vai. Bene. Fango bomba, bene. Abbiamo sconfitto lui, no? Giuseppe, addio. Quanti soldi? 4.080. Oh, ormai ho oltre 4.000, eh. Bene, adesso cosa dovrebbe succedere? A cosa serviva lui? Ma come si fa a procedere di qua? Me lo spiegate? No, non capisco. Shinotic, ok. Cosa dovrei fare? Non capisco. Ah, di qua c'è una strada secondaria. Chi l'ha vista? Ma va, va. Ma chi l'aveva vista? È tutto buio, non vedo niente. Ok. Sacchetto di... ok. Ma poi com'è che si procede? Ah, no. Di qua ci siamo già passati. Ah, di qua, ok. Vai, gran radice, ok. No, porco cane. Phantump, non mi servi. Quindi, smamma. Ok. Allora, cosa c'è di qua? Allora. Oddio, ma perché? Aspetta, qua su c'è qualcosa. Russare. Cosa fa? Basta che può essere usata solo mentre si dorme. Il chiasso solare fa tentennare il bersaglio. Ci penserò su, forse. Posso evitarli tutti sti tizi, per favore? Non mi va di affrontarli adesso, almeno. Forse se accendo questo che vedo un po' di più. E infatti vedo già molto di più. Prego. Liquidilli. Questa è molto carina come città. Allora, adesso voglio esplorare un po' questa cittadina, tanto per more, ok. Però mi piace questa cosa, questo tipo di foresta qui. Allora, qua c'è qualcosa di utile, sì. Riposo. Ma perché tutti quanti ieri? Vabbè. Ora tutti che guarisce tutti i... ok. Ci penserò su di nuovo. No, aspetta! Profum fungo. Aspetta, qua sopra? Se vado un po' più qui. Niente, niente. Ok, adesso se siete d'accordo con me io mi approccio un attimino qui. Allora, vai. Allora. Magari c'è qualcosa di utile forse, non lo so io. Vabbè. Posso entrare qua dentro? Sì, ok. C'è niente da fare. Va bene. Vabbè, a sto punto mi vado a curare e poi vado ad affrontare quelle persone di prima. Thank you.
Ok, allora, usciamo di qui. Non vedo niente come al solito. Ok, allora. Vorrei prendere quell'oggetto tanto per. Le iperpozioni. Oh, le iperpozioni finalmente, mamma mia. Prego. Poi ci si arriva? Boh. Devo farmi un po' di giri qui. Allora, dovrò affrontarla per forza. Va bene, vai, affrontiamola. Allora, mi sa che accelererò leggermente sta battaglia, mi sa. Non lo so però io. Allora, madame, grazie, ok. Indeedy. Ok, non so chi tu sia però. Non mi fa impazzire questo Pokémon, però ok. Allora, vai, tamburo attacco, vai, sfruttiamolo finché possiamo. Bom, 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 bom. Fai un bel po' di danni, per favore. Perfetto, così ti voglio. Bene. Adesso, Indeedee. Un'altra Indeedee, ma basta. Basta che uso un tamburo attacco ed è morto. Vabbè, tamburo attacco e dovremmo aver finito teoricamente. Vai. Eh sì, vai. Bene, addio Indeedee, vai. Voltund sarà a livello 34. Bene. Sgranocchio, sì. È utile sgranocchio, fidatevi. Vai, al posto di comete, vai, sì. Sì. Sgranocchio, ok. Farfetch'd sarà a livello 31. Bene, grazie. Ciao, ciao. Invece reagiscono, ok. 6600 soldi, grazie, signora. Bene. Adesso addentriamoci di per di qua. Allora, posso entrare? Grazie. Questo video non mi guardava strano, oh mio Dio. Era inquietantissimo. Vai, foglia magica, vai. Figa attacco, ok, non è molto efficace, ok. Però me ne ha tolto un pochino di vita, tanto per dirne una. Ok, proviamo tamburo attacco, forse funziona. Smettila di usare spico attacco, sei fastidioso. Ok, l'ha ucciso. Ciao ciao Morgrem. Bene. Baltoi sarà a livello 33. Bene. Autodistruzione. No, è meglio di no. Non far dimenticare. Meglio di no. Meglio di no. Autodistruzione. Già c'è la Koffing barra Scrooge. Adesso di qua. Scusi. Io se fossi sto ragazzo, io sto fungo non lo toccherei manco per niente, perché io avrei paura che sto fungo è velenoso, poi mi metto le mani in bocca e grazie al diamine. Retromarcia, ok. Adesso altro fungo. Staforestra è pa... Fole... Che caspio ho detto, boh? Dicevo, sta foresta è particolarmente buia che non vedo... Vabbè, ha senso, no? Allora... Di qua invece che c'è niente, suppongo, no. Adesso vado ad affrontare quell'altra gente e poi vedo che si fa. Ok, fatevi sotto. Ok, vai. Sì, ok, fatevi sotto però, dai. Allora, chi siete? Siete Miriam e Joseph, coppia intrepida. Ok. Cosa mandate? Ninetales contro Giorgia potrebbe essere un problema. Quindi non lo so, aiuto. Allora, iniziamo con un foglie lama, credio. Vai. Extra senso su. Ninetales, vai. Ninetales può essere un problema perché Ninetales può uccidere lui in un batter d'occhio. Kirlia è morta, che bello. È morta, wow, non me lo sarei mai aspettato, ve lo giuro. Giorgia sarà a livello 40, bene. Brucia tutto. Bestia. Extra senso, ok. Ok, adesso posso usare gli attacchi su.
2-2 adesso. Ramos tambura attacco su di lui. E psicoraggio su sempre lui, vai. Vai. Quasi ucciso, dannazione. Quasi ucciso. Psicoraggio e dovremmo averlo ucciso. Perfetto. Bene. Oh, per poco, dannazione. Bene, Miriam e Joseph, ciao ciao. Sì, sono troppo forte, grazie mille. Un po' di riconoscimenti che mi fanno più che bene. 7.344 soldi, bene. Ma uccidendo, ma sconfiggendo questi, che cosa ci ha guadagnato, boh? Boh. Non vedo niente, cribbio mio. Boh, io non so più che fare, raga. Vabbè, tanto comunque nel prossimo episodio batteremo la palestra, quindi... Oh, vabbè. Vabbè, entriamo in città e poi basta, dai. Entriamo in città e basta, dai. Perfetto. Va bene, poche fanatici, spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram e Twitch, ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi, poche fanatici, ci rivedremo presto!